Serviranno alcuni mesi per avere i risultati definitivi del check-up durato 6 mesi di verifica e monitoraggio dei bronzi di Riace che ha coinvolto il Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria e l'Istituto Centrale del Restauro e l'Università di Genova. I bronzi non stanno male, ha dichiarato il direttore Luigi Oliva. I dati che abbiamo raccolto sono tantissimi, ma contiamo entro pochi mesi di fare una sintesi e una relazione che possa essere utilizzata poi al meglio, tanto dall'istituto quanto dal museo. Possiamo dire che quello che si vede è abbastanza vero all'esterno. Ci sono all'interno alcuni punti di criticità. Ma è proprio lo scopo di questo lavoro quello di non dover fare dei restauri o dover fare degli interventi che sono mirati alla conservazione. Teniamo molto a queste statue per il loro valore identitario. Aspettiamo i risultati di questa verifica per capire se stiamo andando sulla strada giusta rispetto alle soluzioni utilizzate in questi anni, non solo nell'attività di conservazione e restauro, ma anche sulle condizioni che caratterizzano la sala bronzi. Sono importanti i capolavori di pregio, sono delle opere a loro modo uniche che rappresentano veramente qualcosa che è necessario conservare, non solo dal punto di vista materiale ed estetico, ma anche delle conoscenze tecniche. Quello che è la conoscenza immateriale, la tecnologia che li ha prodotti, lo stile, le scelte fatte in antico e poi anche durante il processo di conservazione contemporaneo. Sono qualcosa che a noi sta a cuore e che cerchiamo di preservare per il futuro.